Paola Cortellesi e il marito sono a rischio divorzio? L'attrice ne ha parlato in un'intervista del Corriere della Sera. Paola Cortellesi e Riccardo Milani stanno insieme da diversi anni, ma cosa sappiamo di lui? E perché rischiano il divorzio a ogni film dell'attrice? Leggi anche, Giorgia Meloni, gelo in casa, il fidanzato Andrea Gianbruno è di sinistra, non la pensiamo alla stessa maniera. Chi è il marito di Paola Cortellesi? Paola Cortellesi è sposata con Riccardo Milani dal 2011, lui è un affermato regista nato a Roma il 15 aprile del 1958. La sua passione per il cinema arriva da molto lontano e già all'età di 2 anni si affacciava dalla finestra per sentire le voci dei film del cinema proprio sotto casa, il famoso cinema Airona di Roma. Le origini del marito di Paola Cortellesi sono modeste, ma suo padre iniziò la carriera nel mondo del grande schermo facendo la comparsa, successivamente poi diventò autista e tuttofare, finendo per essere un ispettore di produzione. Ecco le parole di Riccardo Milani in una vecchia intervista di Repubblica, perché la coppia è a rischio divorzio? Riccardo Milani e Paola Cortellesi si sono conosciuti a casa di Gianni Morandi, mentre faceva le prove di uno spettacolo in giardino. L'attrice si presentò con i sandali, sudata e i piedi sporchi di terra. Quel primo incontro fu un colpo di fulmine per entrambi, dalla loro relazione, nel 2013, è nata Laura, la loro primogenita. Un altro scatto di Paola Cortellesi col marito Riccardo Milani. Paola Cortellesi insieme al marito Riccardo Milani, la loro relazione è idilliaca, se non fosse per un dettaglio che potrebbe portare a qualcosa di grande. Il marito di Paola Cortellesi non smentisce queste parole e aggiunge, seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!